Allora Nina, io ti seguo dall'inizio, da quando insomma sei esplosa con 50.000 e mi ricordo che raccontavi degli anni passati in America dove hai approfondito le tue conoscenze musicali, il soul, R&B, ma quegli anni lì sono stati importanti anche per una formazione cinematografica? Hai scoperto film, registi importanti? In realtà, contro ogni probabilità e aspettativa, il cinema, i registi importanti, i film importanti, li ho scoperti in casa dal mio migliore amico a Gussolengo, grazie ad Artemio, ciao Arti, che è suo padre, che era un pazzo maniaco, proprio un cinemaniaco totale, e quindi aveva questa cineteca, allora ancora analogica, avevamo praticamente tutto il cinema del mondo in una cantina, catalogato in ordine alfabetico, e quindi quello che ci piaceva fare da piccoli era prendere dei film che proprio dei quali noi non avevamo per nulla coscienza e li sceglievamo solo in base al titolo, e così abbiamo visto L'idea di Pasolini piuttosto che film di Antonioni o Kubrick, e poi chiaramente tra cinema e musica non so mai dirti se i miei gusti musicali siano stati influenzati dai film che ho visto o viceversa, insomma una pellicola magari mi colpisca tantissimo perché è una colonna sonora, no, che gira perfettamente quelle immagini, e quindi il cinema da sempre fa parte di me, e immaginatevi quindi l'esordio, appunto sapere di essere stata scelta da Ferzan Özpetek come colonna sonora è stato, ma non lo so, uno ma proprio dei giorni più felici della mia vita. Parlando appunto di VHS, io ricordo che da ragazzina, da adolescente, ho passato estati a guardare sempre lo stesso film. Magari quell'estate mi fissavo con Taxi Driver e tutti i giorni guardavo Taxi Driver. Okay. Ci sono dei film che ti hanno ossessionato in questo modo? Assolutamente sì, tantissimi film sono un'ossessione, poi quando siamo piccoli soprattutto, per esempio uno non particolarmente poi alto, ma passato comunque alla storia anche solo per la colonna sonora, il contenuto e il significato per la nostra generazione, per esempio è Dirty Dancing. Certo, quindi non è uno di quelli, tra l'altro. Che poi non è neanche colpa nostra perché li mettono a ripetizione e quando sempre, a un certo punto sempre d'estate. E quindi era proprio imperativo, gli altri andavano in piscina o andavano in Valtrebbia, quindi al fiume a prendere il sole, e io e la mia migliore amica, trafelate da una vita per la prova costume, invece rimanevamo a casa a guardarci i nostri film del cuore piuttosto che qualche horror. Eravamo due adolescenti, devo dire, tipiche a questo punto. Hai appena pubblicato un libro e volevo sapere un po' come è nata questa idea, perché ovviamente ti conosciamo come autrice dei tuoi testi, delle tue canzoni, però hai fatto appunto questo salto. Com'è nata questa idea? Beh, semplicemente la scrittura, chiaramente essendo cantautrice, fa parte della mia vita. Poi da ragazzina scrivevo, cosa dovevo dire, non lo so, insomma questa urgenza comunicativa adolescenziale, che fosse un diario, le lettere con la mia migliore amica o addirittura dei romanzi. Il problema è che comunque la musica mi ha rapito da tutto e quindi non ho mai finito neanche uno di questi romanzi, tant'è che ne ho iniziati vari, l'ultimo di 7 sarebbe stato il terzo iniziato, e se non che è arrivata una pandemia globale che ci ha risbattuto nel bene e nel male tutto questo tempo, no? Questa risorsa così preziosa che non avevamo più. E quindi continuando a pensare in questi anni a quel romanzo che aveva appena iniziato, nella mia testa avevo un film. E una notte ho pensato, vabbè, proviamo a scrivere questo film, tanto sono in casa a fare nulla, e quello che leggete è, diciamo, un romanzo, non è venuta una sceneggiatura, però anche nella scrittura, più che una storia, sono i pensieri di tutti i personaggi che ve la raccontano. Sempre per motivi anagrafici sono cresciuta con MTV, che mi ha formato anche, certo, musicalmente, sei stata una VJ, insomma sei protagonista di alcuni bellissimi videoclip, ma tu di quegli anni lì quali sono i videoclip che più di tutti ti hanno colpita, che ti sono rimasti in testa? Oddio, videoclip degli anni 90 erano troppi, perché poi c'erano proprio io. Ovviamente da ragazza vintage ho iniziato a scoprire negli anni 90 la musica anni 70, però vivevo il mio tempo, quindi indimenticabile Black Hole Sunday, Temple of the Dogs, proprio se non sapete chi sia non c'è problema, era una fusione di due band grunge in una, quindi insomma roba da intenditori, e cioè, questo proprio video secondo me rappresenta gli anni 90 come saturazione, come stile,
E tra l'altro niente, l'ha fatto lo sfigato con Dri, niente di che. Erano gli anni in cui appunto sì, tutti questi grandi video venivano fatti dai grandi registi di cinema, anche. Esatto, incredibili. Sì. Quindi io ora ho citato quello, ma basta googolare, che è la bellezza invece sì, della, del mondo digitale, per scoprire una lista infinita. E, sempre restando in ambito cinematografico, so che The Commitments è uno dei tuoi film del cuore, no? Scoperto in, certo, Irlanda, questo primo approccio con la musica soul, e il tuo nome ovviamente in parte deriva da Nina Simone, la tua artista preferita. Sei un amante dei biopic musicali o credi che non siano realmente capaci di catturare l'essenza di personaggi così grandi? Allora, devo dire che mi piace tantissimo leggere le biografie dei grandi personaggi e dall'altra parte anche guardare un bel film che parli bene, il più possibile, diciamo, meno romanzato possibile, della vita di queste grandi star. Credo che poi ovviamente il romanzare faccia parte sia di una biografia, sia chiaramente per definizione di quello che è il cinema. Però dall'altra parte credo che sia sempre importante, no? Anche mantenere un po' la magia, insomma, ci vuole, bisogna catturare l'attenzione, però la cosa, diciamo, fondamentale è portare alla conoscenza, no, di questi aneddoti che alla fine fanno le persone, queste piccole cose che magari mentre viviamo sembrano di poco conto, però poi fanno diventare grandissimi questi artisti. Ti faccio un'ultima domanda. Noi a Hotcorn chiediamo sempre a chi intervistiamo di consigliare un film ai nostri lettori, che può essere un cult del passato, ma anche l'ultimo film che hai visto e che ti ha colpito particolarmente. Ok, allora facciamo così. Cult non troppo del passato. Pi Greco, il primo film di Darren Aronofsky. Perfetto, grazie mille per il tuo grazie tempo. A te. Grazie. Ciao.